Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. Nello scorso episodio mi sono aggiudicato il primo rango nella classe professionisti e quindi ho ricevuto il diritto di partecipare agli Open dell'isola. Dunque, cosa bisogna fare? Usciamo. Dunque, io vorrei un attimino esplorare perché io voglio capire se posso tornare all'isola magari e allenarmi ancora con i colpi speciali. Ma anche non fosse possibile questa opzione, perché non ricordo minimamente se si possa fare, non ha importanza, perché tanto vinciamo comunque, spero. Ecco qua che c'è la nostra partner per il doppio. Tina, sono venuta a fare il tifo per il singolo. E quando facciamo il doppio che facciamo? Ci incoraggiamo da soli? Non lo so. Ah, qua ci stanno campi, bene. Non posso dirlo a voce alta, ma sei fortunato a giocare nel campo D. Non ci sono giocatori forti. Entrerai sicuramente nei primi quattro. Sto cercando di farti coraggio, forza. Beh, vado a dare un'occhiata agli altri campi prima che cominci l'incontro. A dopo. Allora, io mi ricordo che potevo prendere da queste parti un altro fungo, però, per aumentare di livello, ma potrei sbagliare. Ricordo davvero pochissimo di sta roba. Allora, vediamo un po'. Se io ora vado qua sotto, che dovrebbe essere l'entrata. Ah, posso tornare direttamente all'Accademia. Bene, perché torno all'Accademia? Perché in realtà ci sono altri minigiochi che si sono sbloccati. E mi sembra giusto farveli vedere. Quindi, volendo, potremmo anche passarci questo episodio in questa maniera. Ma non lo farò. Non sono cinico. Vi faccio vedere velocemente i minigiochi. Allora, questo qual è? Tip tap minato. No, non è questo quello che devo farvi vedere. Arrampicata su corde è un minigioco che devo farvi vedere. Facciamo il livello 2 giusto per darvi una dimostrazione, anche perché in realtà l'ho fatto. Quindi, cosa fa? Si usa A e B per salire velocemente tra le corde e bisogna prendere però la bandiera, altrimenti non si può proseguire. Tra l'altro, ci sono queste palle di questi elettroni che cercano di farci del male. Se saliamo tra due corde saliamo molto più velocemente, ovviamente. Perché, boh, il gioco dice così, perché usiamo due mani, non lo so. Comunque, presa questa, andiamo. E gli elettroni cambiano anche corda perché funziona così in realtà, non per qualche motivo particolare. È come se è una difficoltà aggiunta in realtà. Ecco qua, forza 6, questo sarà da aumentare la forza. Abbiamo poi riflessi alla prova, è sasso, carta, forbice. Ora, il livello 3 è molto difficile, quindi non lo farò assolutamente, dato che devo solo fare una dimostrazione. Dobbiamo vincere 20 volte sasso, carta, forbice, e tutti quanti sappiamo come funziona questo gioco anche nella vita vera. Ad ogni modo, bisogna farlo entro un certo limite di tempo, perché altrimenti, se no, è inutile, perdi. Sto andando piuttosto bene. Il livello 3 non lo faccio e non l'ho mai fatto, credo, perché è più difficile. Devi farne una al secondo per essere sicuro di vincere. Ed è davvero, davvero difficile. Poi andiamo a vedere l'altro minigioco disponibile, che è Equilibrio sulla fune. Vai. Gli altri minigiochi si aprono una volta finito il torneo dell'isola. Quindi, con Equilibrio sulla fune, con i tasti dobbiamo posizionarci al centro della corda per andare più veloce possibile e battere la medusa. Qua già abbiamo i primi ostacoli. Non è troppo difficile una volta che ci prendi la mano. Ovviamente, quando vediamo quei getti d'acqua che escono dal terreno, dalla piscina più che dal terreno, dovremmo sicuramente spostarci verso il getto d'acqua in modo da avere un vantaggio quando poi ci metterà dritti, eccolo qui. Oppure essere reattivi con i comandi, certo. Ovviamente premere entrambi i tasti o premere più velocemente oppure un po' per uno ha l'effetto contrario a quello di avvicinarci al centro della corda. Proprio non serve a nulla, anzi ve lo sconsiglio perché andremo solo più lentamente. Sti corvacci pure, i condor, che roba è? Non è un corvo.
portoci brutto. E via. Eccola là, vai. No, vincere, non posso far vincere il coso qua sotto il calamaco. Dai, 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 dai. Mamma mia che schifo che ho fatto, peggio delle altre volte. Equilibrio super colpo. Sinceramente non ho ancora capito a cosa servono alcuni di questi esercizi. Ma comunque, questi erano i nuovi minigiochi che c'erano da fare per oggi, quindi andiamo all'isola e affrontiamo il primo round dell'Open. Eccoci qua. Sembra che il mio prossimo avversario sarà un certo Baldo della Federazione. Max, tu sfiderai Susanna dell'Imperio al primo turno e poi Ulisse. Non te l'aspettavi di vedermi qui, vero? Beh, a dire vero sì. Sono riuscito ad eliminare due dall'Accademia e sono rimasto in gara con te, Leo. Buono. Non conosco Susanna, ma Ulisse è un avversario forte e poi resta sempre Leo. Dai, non abbatterti, su. Anche sono messo male. Forse riesco a superare il secondo turno, ma al terzo mi aspetta Lucio, il vincitore dell'anno scorso. Se riuscissi a batterlo, la vittoria non sarebbe lontana. Eh già, niente da fare, eh. Siamo messi maluccio. Chi è? Pensavo di correre, invece no, stava parlando qualcuno. Ah, sei tu, Olivia. Un po' di vita, forza, il torneo non è ancora iniziato e voi avete già le da perdenti. Grazie, eh. Ci guardiamo, scusami. Non mi rispondi? Dovrei? È influenzato dall'atmosfera del torneo. È scoraggiato e non ha la forza di contraddirti. Attenzione, non è vero, Geremia. Leo, mi stai prendendo in giro? Attenzione, muffa Donkey Kong. Non devi infuriarti con lui perché hai indovinato. Erano in combutta loro due. L'hanno fatto apposta. Leo non è come voi. Lui almeno si è allenato un po' come me. Io non mi accontenterò certo di partecipare soltanto. La mia condizione psicofisica è buona. Sconfiggerò Lucio e questa volta il titolo sarà mio. Ti senti sicuro, eh? Questa volta il torneo lo vincerà Leo. Lo vedremo, perché lo vincerò io in realtà. Ormai non ci sono più partite dei veterani al primo turno, andiamo a pranzo. Allora guardano solo i veterani, hai capito? Ma chi si credono di essere quelli? Ma chi ti credi di essere? Te la farò vedere io. Conto su di te per battere Leo e poi ci rivedremo in finale. Sì, certo, mi sa proprio di no, amico mio. Sì, ho controllato il tabellone, grazie, fammi entrare che devo riposarmi per il prossimo match. Ok, aspetta l'annuncio, dopo che ho verificato il mio gruppo. Devo combattere contro una certa Susanna tutta panna. E credo che sia lei. Sì, c'è solo lei che è una signorina qui. Ciao. Vuoi andare? Beh, direi. Oddio, c'è anche Geremia. Ma bravo, sempre in ritardo. Attenzione, prego. Diamo inizio al primo turno di singolo. Gli incontri si svolgeranno contemporaneamente su quattro campi diversi. Gli atleti sono pregati di seguire il personale addetto di recarsi in campo. Forza, Max, già. È quello che ci serve. Forza, coraggio, grinta e Chun-Li che sta lì. Voglio combattere contro Chun-Li, oh. Facciamo invece che tennis, facciamo un incontro di box a calci, pugni calci. Oddio, Tina, che effettivo per me, grazie tesoro. Contro Susanna, sì, ho capito. Ecco, boing boing, botte, botte. Vediamo un po'. Incontro su 5 partite, wow. Susanna, looking good. T'a posto? Aspetta, faccio il mio famoso gioco sotto rete. Eccolo lì, vedi? Già iniziamo bene, no? Susanna, che combini? Mi deludi, Susanna, eh? Ah, però carichi veloce super colpo, eh? Sei forte tu, allora. Dunque, ora le partite saranno molto più lunghe, quindi devo essere concentrato.
No, no, non l'avevo caricato. Ma che ho premuto L? Cavolo, la tastiera penalizza tantissimo la tastiera. Accidenti a me. Devo stare più attento a quello che premo. Ah. In realtà non avevo cambiato il super colpo, ma dato che... boh, mi ha messo quello, ok. Basta che vincono, alla fine. Non importa. Non ha importanza. Susanna, io ti voglio bene, non è vero, però neanche ti conosco, cioè, il tuo gioco penalizza, cioè è carente, non è che penalizza. Oh no, che schifo di super colpo! Ero troppo lontano, probabilmente. Bene. Almeno vinciamo già una partita. Vai, bello. Ho dovuto un attimo sganciare l'aggancio. Sì, vabbè, ci siamo capiti, insomma. Oppla. Ui, presa. Devo andare sotto rete, aspetta, ecco, vedi? Così si fa. Bemmete. Ah. Ma allora un po' sono forte. Dici se vinci, sei forte. Bene, primo gioco. Vai, grande! Ero sicuro di vincerla questo scambio con il super colpo, quindi neanche ho provato. Neanche ho provato a rientrare dopo averlo colpito. Vai. Wow, bello questo, Susanna. Non te l'aspettavi? Male. Se solo riuscissi a curvare la palla, accidenti. Ah, brava, brava, brava. Brava, molto brava, sì. Ma che cavolo? Ma dai! Ma che combinato? Ma Susanna! Mi ha fregato! Ah, sì, vieni un po' qua, vieni un po' qua. Eccolo. Bene. Gioco è partita. Vai, due partite vinte. Aia, ok. Oh, buono. Bene. Eh beh, questa era un po' difficile che la prendesse. Mo non è per dire nulla, ma ehi. Scusami, eh. Brava, brava, brava. È un tipo potente, quindi lei, eh. Mi piace, mi piace. Bene. Wow, se non faccio un bel po' di punti dopo tutti quanti sti super colpi vincenti, non lo so, gioco, eh. Cioè, datti una regolata. E poi qui al torneo si fanno tantissimi punti perché sono lunghissimi gli incontri, quindi devi vincere 5 partite. Alla fine, insomma, non è proprio facile vincerne 5. Bene. Eccola. Vai. Eccolo! Ho vinto due giochi, ho vinto tre partite, è normale che vincessi io, voglio dire. Vai, guarda, oltre 400 punti. Baby! Come si sale oggi? Come si sale? Allora, diamo un po' di velocità ancora. Poi dopo aumento anche side spin, che mi piace molto. E lo slice, che gli serve un pochettino. Ma Susanna, quanto è gagliarda! Oh, Susa, t'a posto, sì, non è che te la ci presa. Mi tocca Ulisse. Io voglio Geremia. Ulisse non mi piace. Geremia è buono, Ulisse è cattivo.
Ulisse è nessuno, dice anche lui. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Abbiamo fatto un bel po', insomma, una partita piuttosto difficile. Non è stata molto facile, dai, diciamocelo. Susanna è brava, speriamo che Ulisse, insomma, non lo sia poi altrettanto. Comunque mi mancano 1, 2, 3 incontri. 3 incontri per vincere il singolo dell'isola. Wow. E poi è finita? No, poi non è finita, poi c'è altro, amici miei. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo affronteremo forse 2 incontri, perché no? In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!